Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi un sacco di novità e di regali che stanno per arrivare nei prossimi giorni di Fortnite, soprattutto i primi di febbraio. Parleremo innanzitutto dello spray gratuito, quello dedicato a Pelé. Vi spiego come poterlo ottenere, non è assolutamente complicato, ma anche i drop di Twitch della CCFN, quindi altri regali, la patch 15.30 e un sacco di altre notizie. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta dell'arrivo della modalità fuga, ragazzi. Un grande ritorno di una delle più belle LTM che abbiamo visto in questi anni di Fortnite. Nella prima versione si poteva addirittura ottenere come ricompensa il backpack del lama di diamante, di cristallo, di rubino. Adesso invece è semplicemente possibile giocarci, è disponibile da ieri pomeriggio. Vi invito a provarla, è in duo e in squad. Davvero molto bella ragazzi, perché vi regalerà un sacco di divertimento, una di quelle LTM che se non l'avete ancora fatto vale la pena di provare. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché ci sono delle notizie per quanto riguarda il nuovo torneo per Nintendo Switch, per adesso però sponsorizzato solo in Giappone. Come vedete ragazzi è una cosa molto interessante, vi spiego perché. La nuova skin che sta per arrivare non è assolutamente disponibile in Europa, si chiama Heartbreeder se non ricordo male, ora lo andiamo a leggere, ma quello che ci interessa è lo spray che viene regalato quando si ottiene la posizione corretta nelle top 100 se non ricordo male e quindi si vince tutto il bundle. Perché vi dico che è interessante? Perché chi non se lo ricordasse, quello era lo spray che Fortnite aveva chiesto agli utenti di disegnare e che avrebbe poi dato a tutti. Quindi la cosa che mi chiedo io è, probabilmente lo spray viene dato a tutti i partecipanti adesso del torneo in Giappone, ma penso che poi questo tipo di cap verrà riproposta anche in Europa. È solamente per la Nintendo Switch. Quelli che state vedendo sono i vari punteggi, quindi 20 punti per la vittoria, secondo posto 15 punti, terzo posto 13 punti. Mi interessa ricordarvi una cosa: nell'ultima cup per Nintendo Switch che era stata fatta in Giappone, chi aveva cambiato i server in Middle East, se non mi ricordo male, aveva la possibilità di partecipare ed infatti laggavate a bestia, però almeno potevate tentare di ottenere la skin, quella tutta con i neon, la ragazza, non so se ve lo ricordate, con la mascherina, i dread bianchi, che poi è arrivata anche ovviamente in Europa. Voi fateci una prova ragazzi, Switch Cup 2 sarà un solo competitive event, quindi giocherete in singolo, ovviamente è obbligatorio avere la verifica a due fattori per poterci partecipare, dovete essere almeno a livello 15 o superiore. Mi raccomando ragazzi, attenzione alla verifica in due fattori. Il torneo si svolgerà il 3 febbraio, quindi il costume si chiamerà Lovely, mentre il backpack si chiamerà Hurt Blast. Tanta roba ragazzi, perché molto probabilmente vedremo poi anche questa skin in Europa e nel resto del mondo nei prossimi giorni, ma voi fate una prova, perché i giocatori che entreranno nella top 1000 otterranno questa skin in anteprima. Io vi invito a provarci, magari riuscite a farcela se soprattutto vi viene fatta vedere nel competitive. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché invece si tratta delle ricompense della CCFN. Queste invece sono disponibili per tutti ed ottenerle è davvero semplicissimo. Fra poco arriverà appunto il nuovo torneo di Fortnite, trasmissioni e drop di Twitch, CCFN capitolo 2. Ehi fan di Fortnite, la CCFN capitolo 2 sta per cominciare. In questa stagione offriamo modalità mai usate prima con cui poter guardare la competizione. In questa season abbiamo deciso di modificare la trasmissione per concentrarci sulle fasi cruciali e per garantire un supporto aggiuntivo per molte altre lingue. Il programma delle trasmissioni di questa stagione includerà, oltre al Brasile e alle regioni Europa e Nord America Est già coperte, anche le regioni Nord America Ovest,
Nord America Ovest. I nostri amici dell'Australian Open, ne andiamo a parlare fra poco perché è importante, organizzano inoltre una trasmissione per la regione, ossia deve essere la australiana, credo, non lo so. Infine aggiungeremo trasmissioni in tedesco, spagnolo, francese all'interno delle regioni europee. Yo, Fortnite, italiani, noi... Giusto per dire, sapete un po'. Io ci sono, però vabbè, se mi stanno guardando. Questo, ragazzi, è il programma. Inizio dello spettacolo alle ore 19, termine alle ore 22:30. Ovviamente, appunto, le troverete in inglese, ma sono sicuro che sulla piattaforma Viola ci saranno un sacco di streamer che la proporranno, ovviamente in italiano, quindi vi basterà solamente seguirli. Seguendo però invece le trasmissioni ufficiali, dovrebbero darvi queste ricompense, quindi lo spray, la variante del backpack del dito color arancione, il loading screen, quindi la schermata di caricamento bellissima con Menas che impugna il piccone delle CCFN, e l'adesivo appunto color arancio e giallo. Quindi, ragazzi, davvero semplicissimo, mi raccomando, seguite le trasmissioni ufficiali e i vostri streamer preferiti in Italia per ottenere le nuove ricompense. E andiamo avanti perché anche qui ci sono delle cose molto curiose e molto interessanti. È stata portata alla versione 15.30 negli staging server. Quindi, ragazzi, stiamo per avere finalmente la nuova patch. La patch precedente, quella di settimana scorsa, non è stata proprio enorme, anche se ha portato un sacco di roba interessante. Predator, le sfide del Predator, un sacco di ricompense, quindi tanta roba c'è stata, ragazzi. Quella che invece sarà la 15.30 ci aspettiamo sia un pochettino più corposa, diciamo, in modo da poter vedere come si evolverà la storyline e se arriveranno dei nuovi cacciatori che verranno direttamente presi dal Jonesy per appunto proseguire con la caccia. Quindi aspettiamoci di vedere la 15.30 settimana prossima. E chiudo, ragazzi, con un'altra ricompensa che potete ottenere nelle Australian Open. Ci sono, o meglio, la Lega Australiana di Football è in collaborazione con Fortnite in questi giorni, quindi attenzione, è iniziato ieri, finirà domani. Dovrete andare nel sito community.battles.fortnite.com/gxlals/. In questo modo potrete accedere a questo sito, che vi chiederà ovviamente di associare il vostro account di Fortnite, ovviamente tutta roba ufficiale, quindi non vi preoccupate, e completando le tre quest ogni giorno, credo che siano anche retroattive, quindi potete fare quella di ieri oggi, otterrete, ragazzi, lo spray dedicato a Pelé, quindi davvero una cosa molto molto carina e un regalo che sicuramente non ci dispiace avere. Insomma, ragazzi, io anche per oggi tutte le news ve le ho dette. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali e mi trovate già adesso in live sulla piattaforma Viola. Ciao!